Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Grazie per essere tu qui con noi. Allora, Vera. Allora, sì, io partirei da una così dichiarazione di Ivan che appunto diceva in questa stagione si piangerà tanto. Mamma mia, confermo. Tutte le puntate, tutte proprio. Una tragedia avete fatto questa volta. Ivan, perché ci volete così male a noi del pubblico? Io devo dire, io sono una di quelle persone che quando va al cinema, se esce che ha pianto, si ritiene soddisfatta. Quindi poi, diciamo, studiando e diventando poi regista, ho sempre cercato storie o comunque occasioni di commuovere il pubblico, che secondo me è una cosa straordinaria che questo mezzo ci permette di fare. Poi quest'anno le sceneggiature di Maurizio, tra l'altro qui presente, offrivano una quantità di momenti impressionanti per fare ciò, e in effetti mi sono sbizzarrito e questo ha causato la valanga di lacrime di cui si parla. Tra l'altro ricordiamo, scusami se ti interrompo Ivan, che Cristiana Farina, l'altra sceneggiatrice, avevamo provato tramite Maurizio ad avere anche lei, ma oggi aveva un altro impegno, quindi è un lavoro quantomeno a quattro mani, Maurizio, perché insomma scrivere e tenere le fila di tutte le storie che ci sono in Mare Fuori, insomma, è un lavorone. Sì, sì, poi con Cristiana, diciamo, Cristiana Farina ha avuto l'idea iniziale di ambientare una serie dentro al carcere, poi abbiamo scritto insieme dalla prima stagione. E colgo l'occasione per citare anche gli sceneggiatori della terza stagione che hanno scritto insieme a noi qualche puntata, che sono Luca Monese ed Angelo Petrella. E, è un lavoro chiaramente complesso tenere per 12 puntate alta l'attenzione, riuscire a sorprendere il pubblico ed emozionarlo. E come Ivan ci accomuna questa, diciamo, ricerca della lacrima, ma inteso come capacità di emozionarsi, che non è scontata. Si piange perché le storie sono profonde, sono emozionanti, coinvolgenti, quindi è normale che si pianga. Io l'altro giorno vedevo la serie con la mia famiglia a casa e ripiangevo tranquillamente. Maledetti, io ci sono state 2-3 puntate che mi hanno distrutto proprio. Poi questa volta, a differenza delle due serie precedenti, ne ho visto una a sera, cioè non ho esagerato vedendomene 2-3, perché proprio erano talmente talmente impegnative. Ogni puntata era così impegnativa che non avevi proprio la forza di vederne un'altra, volevi aspettare per metabolizzare. Devo dire che insomma veramente molto più avvincente, non so se è stata una mia sensazione, non lo so, ma l'ho trovata questa, poi è strano perché di solito diciamo che la terza serie, cioè più si va avanti più è sempre meglio la prima, no? La prima. Invece devo dire che secondo me forse fra le tre questa è stata la più bella, e quindi meritatissimo il successo che è arrivato anche, diciamo, con un certo ritardo rispetto alla prima serie. E questo ve l'aspettavate? È una cosa, diciamo, che nell'era delle piattaforme digitali forse si poteva mettere in conto, però insomma forse è partito un po' in sordina questo lavoro. Non so chi mi vuole rispondere. Ma io credo che la serie sia cresciuta insieme al suo pubblico, ma soprattutto insieme alla bravura del cast e alle occasioni che l'affezione consolidata nelle prime due stagioni hanno permesso poi alla scrittura di creare situazioni insomma molto sofisticate ed evolute rispetto ai conflitti primari della prima stagione. Ma soprattutto secondo me lo si deve al cast, che è cresciuto tantissimo. Parliamo di un cast dove molti degli attori erano alla prima esperienza nella prima stagione e che sono diventati nel giro di un paio d'anni, secondo me, un'intera generazione di attori di domani del cinema e della televisione italiana. Quindi sono tutti qui dentro, tutti insieme, ed è un piacere dirigerli come fossero un'orchestra di virtuosi, insomma.
A proposito di direzione, ecco, anche fare il regista di giovani attori, tra l'altro, insomma, impegnati in una trama in cui ci sono scene anche d'azione, particolari, commoventi, eccetera. Qual è stata la parte più complicata della gestione? Qual è la parte più complicata per un regista quando si tratta di questo tipo di prodotti, insomma? Allora, se tu mi chiedi qual è la parte più complicata, io sarei tentato di fare spoiler, ma non lo farò. No. Svicolo leggermente la domanda e posso dirti che la cosa più complicata in generale di fare fuori, e questo lo si capisce fin da, insomma, dalla seconda stagione, almeno da, parlo per me, sono ovviamente le scene di massa, perché questi sceneggiatori non disdegnano scrivere di continuo scene con 20-30 persone, spesso di cui molte di loro interagiscono fra di loro, e poi soprattutto succede anche una cosa particolare per cui sul set io già devo occuparmi delle, mettiamo, 12 persone citate in sceneggiatura, ma poi gli altri magari sono lì e mi fanno la fatidica domanda: e io che faccio adesso? E quindi io devo aggiungere strati su strati di complicazione, e poi il più delle volte devo anche cercare di farlo in un tempo considerevolmente breve, quindi è da qui che nascono le lunghe e complesse coreografie in una unica inquadratura che si sono viste in questa stagione e anche nella precedente, almeno da quando io ne curo la regia, però è anche l'aspetto più entusiasmante di questo lavoro, diciamo. Ma io volevo dire a questo proposito che, diciamo, sono d'accordo con la crescita degli attori, che hanno avuto veramente una crescita esponenziale, perché sono partiti giovani, sono ancora giovani, ma hanno fatto esperienza, e quindi questo è sicuramente un grande ingrediente, una grande forza. Un'altra cosa è che questa, diciamo, serie ha avuto tante vite. Ha avuto una vita prima su Chiaro, su Rai 2, in cui comunque si è affermata come una serie nuova, andando al di sopra nettamente della diciamo, media di rete. E poi ha avuto un grande successo su Rai Play, che era totalmente inaspettato, e che poi è stato rilanciato da un ulteriore passaggio in piattaforma su Netflix, che ne ha decretato poi definitivamente il successo, perché è innegabile che c'è stato anche un effetto volano di Netflix, e quindi è come se si fosse lentamente allargata a macchia d'olio, abbia conquistato, diciamo, un po' tutti, e questo è chiaramente bellissimo per noi, per tutti quelli che abbiamo lavorato, e per, insomma, tutti quelli che hanno lavorato, io dico sempre, ci hanno messo il cuore. Sì, ma si percepisce anche molto, molto negli attori, anche non solo giovani, anche quelli che hanno gli interpreti degli educatori, devo dire, uno più bravo dell'altro, veramente molto, molto emozionante e coinvolgente. Ci sono tante scene quando si parla dei sentimenti, lo sono nella scrittura come lo sono nella regia, che sono però muti, no? Nel senso, non sono scene in cui si parla. E anzi, a volte ci sono le immagini, ci sono una serie di musiche, poi è una serie in cui la musica c'è molto, in cui magari si vedono dei passaggi di scene con, appunto, dettati da tempi musicali, delle scene drammatiche che non possono essere raccontate con le parole, ma con, appunto, i gesti, con le immagini, eccetera. Ecco, per quanto riguarda la regia, come vi aspettate, e anche la scrittura a questo punto, naturalmente, come vi aspettate che questo possa essere raccontato nell'audiodescrizione? Immagino che non è un pensiero che abbiate avuto nel momento in cui l'avete fatto, ma magari, ecco, per una questione di accessibilità, poter raccontare, far arrivare la storia anche a chi non la vede in quelle scene, come ve la potete immaginare, come potete immaginare che venga descritta? Beh, guarda, siamo andati Io vabbè, vado io poi da Ivan, tanto chissà, magari diremo la stessa cosa. Nel senso che noi, diciamo, sì, dalla prima stagione abbiamo avuto l'esigenza di avere un racconto su più personaggi e su più storie, e quindi questo, ogni singola puntata presentava difficoltà per la quantità di materiale che c'era da raccontare, quindi abbiamo optato spesso per questo tipo di scena, insomma, seguendo anche quello
insomma, il famoso show don't tell, insomma, mostra, no? E quindi far vedere dei ragazzi, dei personaggi che facevano delle cose, che rimandavano un'emozione e portavano avanti la storia, ci sembrava un'ottima idea, insomma, quindi credo che sia anche una connotazione proprio della serie che funziona, accompagnato poi dalle musiche che sono particolarmente azzeccate e accompagnano molto bene questi momenti. Ivan? Sì, io non penso che in generale siano poi così tante in percentuale le scene pseudomute in questa serie, però ovviamente in realtà sono spesso anche i miei momenti preferiti, perché per la stessa ragione che diceva Maurizio, la verità è che secondo me, mi rendo conto che stiamo parlando in un contesto particolare, però in generale per un regista quando l'immagine prende il sopravvento su qualsiasi altra cosa sono i momenti migliori. Questo rappresenta certamente una difficoltà per le audiodescrizioni, però come d'altronde lo è il fatto sicuramente di quello che noi chiamiamo il sottotesto, cioè di quello che magari gli occhi di un attore ti dicono mentre dice qualcos'altro. Spesso i personaggi dicono delle cose ma in realtà stanno pensando l'opposto o comunque altre cose, e queste sicuramente sono tutte sfide che in questa serie saranno sfide importanti per chi si occuperà dell'audiodescrizione, non ne dubito. A tal proposito, Vera, direi che possiamo far ascoltare, non so se voi avete mai ascoltato la vostra serie audiodescritta, vi facciamo ascoltare allora una clip, così vi facciamo rendere conto di come l'ascolta chi non vede. È notte, in cella. Seduto al tavolo con una lampada accesa, Cardio Trap prova a scrivere il testo di una canzone. Rilegge le parole. Apre dei fogli accartocciati, ripete con un filo di voce. Non convinto, appallottola la carta e la butta sul tavolo. Pino dorme. Carmine contempla la figlia seduto vicino alla finestra. Pensa, guarda fuori. Sdraiata, pancia sotto, Rosa sogna una scena di tenerezza tra lei e il padre. Auguri, amore. Apre un regalo. No. Un portagioie a forma di scarpetta. Fa paura. Grazie, va. Lo abbraccia affettuosa. Prova anelli con pietre sgargianti. Don Salvatore guarda la figlia con gli occhi a cuoricino. Nella realtà, Rosa si sveglia intristita. Si rigira nella branda, nota le luci notturne che entrano dalle grate. Scende, poggia i gomiti sul davanzale e guarda fuori dalla finestra. Nel passato, in cella, Sofia appare annoiata. Una compagna paffutella le sfiora il mento, sorride allusiva. Lei scambia uno sguardo criptico con una bionda tatuata, va in corridoio e si ferma vicino all'uscio aperto. Una guardia carceraria passa con un carrello, entra nella cella con una pila di biancheria e fa segno alle donne di non parlare. Distribuisce bustine di cocaina nascoste tra le lenzuola piegate. Sofia sbircia dentro, poi fa un cenno ad un'altra poliziotta ferma nel corridoio. Quest'ultima usa una ricetrasmettente. Entrate adesso. La gente ripone la radio e va nella cella. Che sta da fare? Eh? Che c'hai qua? Fammi vedere, eh? Una bustina. E te? Non hai visto niente, eh? Alla collega. La polizia penitenziaria fa uscire le detenute dalle celle. Fuori! Che succede? Portala via! Che succede? Arresta la gente. Sofia si ritrova faccia al muro come le altre detenute, ma cela un sorrisetto beffardo. Basta! Basta! Nel presente, sull'imbarcazione ormeggiata al porto turistico, Nadizza carezza il viso di Filippo sdraiato al suo fianco.
Non sono mai stata più felice di così, Pili. Quando sarò un pianista famoso comprerò una barca grande come questa e gireremo il mondo. Lei gli bacia la testa riccia. Che cazzo è, Pili? Usciamo mo. Usciamo mo che siamo ancora a terra, diciamo che non sapevamo dove dormire. Ok. Però pronto a scappare. Sicuro, sicuro. Tranquillo. Ok, allo staccato. Va bene. Entrano due tipi loschi. Che cazzo siete voi? Stavo soltanto cercando un posto dove dormire, non abbiamo toccato niente. Un ragazzo con la faccia come la tua non ha i soldi per portare la sua ragazza in albergo. E vedete che siamo minorenni? E se chiamate la polizia non ci succederà niente. Certo. Che dici, carabiniero o polizia? Chiamiamo la finanza e fine dei giochi. Ti sembriamo i tipi che chiamano la polizia per risolvere i problemi. Uno è calvo con la barba, l'altro ha i capelli scuri. I due escono e li chiudono dentro. Tengo paura, Pili. Che cazzo facciamo? Lo so. L'imbarcazione parte. Eccoci allora pronti a rientrare, così è audio descritto, insomma sono audio descritte le scene. E come vi è sembrato? Vado da Ivan, da regista, e poi andiamo da Maurizio. Ma questa cosa è interessantissima perché noi diciamo sempre in questo lavoro che un prodotto audiovisivo ha tre scritture che sono la sceneggiatura in primis, poi diciamo la messa in scena, la regia che in qualche modo rimodifica il materiale e poi il montaggio che lo modifica ulteriormente a volte. E questa è una quarta scrittura, praticamente una post-sceneggiatura desunta, devo dire, con un gusto sintetico letterario anche simpatico di quello che poi è stato il lavoro di appunto queste tre precedenti lavorazioni. Sì, è curioso, no? La prima volta che uno l'ascolta è qualcosa di così che non si pensa, no? E invece c'è anche questo di lavoro che deve essere fatto. Maurizio, a proposito di scrittura, tu che sei l'esperto. Ma guarda, è molto interessante perché oltre alla descrizione sembra evidenziare quelli che sono i punti importanti che devono passare della scena, no? Quindi in qualche modo è una sintesi molto mirata che coglie il senso e il fuoco della scena, che è una delle cose poi più complicate da capire sia per gli attori quando interpretano, sia per il regista quando riceve le sceneggiature. Quindi non è male questa descrizione, molto interessante. Sì, appunto, spiegare ancora meglio quella parte è vera che deve essere comunicata a chi non riesce a coglierla. Sì. Perché tante volte... Mi sembra molto importante questa idea della quarta scrittura, perché effettivamente è chiaro, chi lavora sull'audiodescrizione è sempre ben contento di poter attingere alla sceneggiatura, perché in qualche modo la sceneggiatura aiuta l'audiodescrittore ad orientare meglio la propria analisi e quindi a fare meglio una sintesi di ciò che vede. Però è chiaro che poi nell'audiodescrizione ci sono più livelli di osservazione, uno dei quali è senz'altro ciò che il regista in quel momento ti vuole far vedere, quindi le inquadrature, i primi piani, i dettagli, e cercare di fare una sintesi di tutti questi livelli e portarli in una frase che sia sintetica ma al tempo stesso viva, vivace e vivida, è un lavoro che fa l'audiodescrittore. Io direi che, insomma, volevo fare un'ultima domanda. Non so se anche tu, Vera, hai domande per Maurizio e per Ivan. Ma più che altro un commento che è emerso, insomma, prima mentre parlavo con le mie colleghe Alessandra, Eleonora e Gabriella, ci confrontavamo un pochino sulla serie e cercavamo di tirar fuori un po' un filo conduttore. E era emerso, insomma, che probabilmente il filo conduttore principale di questa stagione qui è l'amore su diversi livelli, non solo l'amore tra un genitore e un figlio,
Penso appunto a quello di Carmine nei confronti di sua figlia, ma anche al rapporto con la madre, al rapporto ovviamente tra Paola e Massimo, ma non solo. Quindi non so se appunto questa è una interpretazione nostra o un qualcosa su cui avete voluto anche voi porre l'accento nella creazione della stagione. No, sicuramente avete colto perfettamente il tema, che è proprio questo. E l'amore in tutte le sue sfaccettature, come hai detto tu, tra un padre e un figlio, tra due amici, tra due ragazzi, un amore che ha un potere anche salvifico, perché poi quando l'amore è assente a volte è pericoloso e porta a dei gesti, diciamo così, estremi. Quindi sicuramente condivido quello che hai detto. Io volevo sapere, sia da Maurizio che da Ivan, qual è, se c'è un personaggio al quale siete più affezionati. Questo lo potete dire, penso, nel senso che Maurizio perché l'ha scritti e quindi ce ne sarà uno sul quale hai messo più anima e ti piace per qualche motivo, e Ivan perché li ha diretti e quindi magari ce n'è qualcuno che ti è piaciuto di più, come è stato magari interpretato o come è stato reso proprio dalla tua regia. Allora, questa è la classica domanda che mi fanno litigare con gli attori, però vabbè, diciamo che c'è una cosa che io dico spesso, perché io sono arrivato in questa serie a metà della seconda stagione e quindi diciamo che molti degli attori erano già stati scelti. E per me è stata un'eredità importante, perché era un cast veramente straordinario. Se c'è un'attrice che diciamo ho scelto io e di cui sono particolarmente fiero, è Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci in questa terza stagione. Diventa una protagonista assoluta. Lei è stata un po' una mia scommessa, su cui io e la casting director Marita Delia, insomma, ci siamo trovati d'accordo e l'abbiamo spinta volendo credere in lei, e lei ci ha ripagato specialmente in questa terza stagione con una performance incredibile. Molto brava, sì, infatti. Beh, sì, esce fuori effettivamente più nella seconda e terza stagione, nella prima. Nella seconda sostanzialmente è diventata un caso, facendo una sola scena. Dicendo una battuta e mezza, è diventato già un idolo sui social, quindi sicuramente una potenza come attrice notevole. No, io invece, diciamo, noi abbiamo fatto con Cristiana un grandissimo lavoro di ricerca per prima di scrivere questa serie, quindi siamo stati carcere sia Nisida sia da Airola, che l'altro carcere minorile campano. Abbiamo seguito tante associazioni che si occupano del recupero dei ragazzi. E diciamo il personaggio che più a cui sono affezionato è sicuramente Pino, perché lo ricordo proprio davanti agli occhi nel carcere di Airola. E quando l'abbiamo visto, sia io che Cristiana, ci siamo guardati e abbiamo capito che lì c'era un personaggio fantastico. E vedere poi come siano riusciti a trovare un personaggio molto simile a quello che avevamo visto, sia soprattutto nel modo di essere, cioè uno senza pelle, senza filtri, no? Uno che vive di sentimenti estremi, e ha ridato Arterne in maniera fantastica da ogni scena che fa questo sentimento, devo dire. E mi piacciono tutti i personaggi, come diceva Ivan, non voglio scontentare nessuno, però lui, per questo legame con il ragazzo che avevo visto e con cui avevamo parlato, con cui avevamo stabilito un rapporto, sicuramente me lo fa male una spanna in più degli altri, ecco, diciamo, mettiamola così. Sì, tra l'altro, insomma, un tema che è stato portato a proposito di Sanremo, visto che da Sanremo eravamo partiti con questa puntata, anche sul palco di Sanremo, quello dei carceri minorili, insomma, e di serie, insomma, problemi che ancora ci sono in determinati carceri, se ne parla poco. E io personalmente, che mi sono occupata di altri temi che vanno anche comunque sul sociale, legate alle mamme, alla maternità, ecco, per esempio nella terza serie, insomma, nella sceneggiatura fate uscire fuori anche un altro tema molto interessante, che è quello del fatto che i padri
non hanno diritto ad avere figli in carcere, a differenza delle madri. E, insomma, esatto. È un dibattito molto interessante e mi è piaciuto personalmente, questa è una mia osservazione, che sia stata fatta anche questa osservazione, perché non è così scontato, tant'è che io per prima sono rimasta un attimo così quando ho sentito questa frase, perché non avevo indagato, diciamo, l'aspetto della paternità dietro le sbarre, e invece poi andando a fare le ricerche ho avuto conferma del fatto che appunto in carcere i papà non possono portare figli a differenza delle mamme. Poi c'è tutta la questione molto aperta delle mamme che crescono i figli in carcere, che insomma non è proprio ben vista, insomma anche lì ancora c'è tutta una serie di, va regolamentata, c'è una legge che insomma è perennemente sotto accusa. Vera, io parlerei altre tre ore di Mare Fuori, quindi o mi blocchi ma ci dobbiamo arginare. Esatto. Quindi nulla, dobbiamo rimandare alle prossime uscite, quindi alla disponibilità delle prossime puntate. Io credo che una cosa non possiamo fare spoiler, ma una cosa la possiamo dire, cioè io l'ho vista tutta la serie, mi sa che non finisce qui, no? Questo lo possiamo dire, ce n'è un'altra. Sì, ce n'è almeno un'altra e forse altre tre, diciamo. Ah, ok, va bene, no, ma una per forza, perché se ce la fate finire così... Ma stiamo scrivendo già la quarta, okay. La quinta e la sesta, speriamo di conquistarla, insomma. Perfetto, ok, grazie almeno di questa notizia. Io veramente ringrazio tantissimo sia Ivan che Maurizio per essere stati con noi e per averci raccontato questo bellissimo lavoro. Complimenti e ancora buon lavoro, perché se ce ne stanno ancora così tante da fare, c'è ancora tanto da lavorare, quindi all'opera, che noi siamo in attesa, quindi dovete lavorare. Grazie veramente. Grazie, mi associo ai ringraziamenti. Grazie ancora. Ciao.